Guarda che cogne, Noemi denunciata per oltraggio a Sanremo, avrebbe insultato un agente. Ma guarda che cog, sarebbe questa la frase che sarebbe valsa una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale a Noemi, cantante in gara a Sanremo 2018. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'artista avrebbe ingaggiato un confronto verbale con un agente di sicurezza. I fatti si sarebbero verificati martedì scorso. Pare che la cantante avesse provato a superare un varco di accesso alla zona rossa contromano e, quindi, entrando dalla parte riservata all'uscita. L'agente che ha intercettato Noemi le avrebbe chiesto di rifare il giro correttamente per potersi sottoporre ai controlli di rito. Infastidita, la cantante avrebbe sussurrato la frase in questione, provocando la rabbia dell'agente che, dopo essersi assicurato di avere dei testimoni, avrebbe provveduto a depositare formale denuncia. Controlli intensificati intorno all'Ariston. Pare che la mancanza di flessibilità da parte dell'agente sia dovuta all'inasprirsi dei controlli intorno alla zona rossa che circonda l'Ariston. Dopo l'incursione sul palco di Sanremo durante la prima serata del festival, la sicurezza che si occupa di controllare l'evento avrebbe reso ancora più rigidi gli schemi di controllo. Da qui, forse, l'intransigenza dimostrata perfino di fronte a un artista in gara. È a Sanremo con Non smettere di cercarmi. Noemi è a Sanremo con la canzone Non smettere di cercarmi. Al momento risulta piazzata nella parte alta della classifica, ma la gara non è che agli inizi. L'artista si esibirà in un duetto insieme a Paola Turci nella serata dall'8 febbraio. Il festival, dopo la riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro, sta proseguendo la sua corsa all'individuazione del vincitore di questa prima edizione targata Claudio Baglioni.